È in 100 punti vendita Unicoop Toscana la raccolta alimentare di generi di prima necessità in scatola e a lunga conservazione per aiutare famiglie bisognose. Caritas e altre 200 associazioni del territorio hanno indicato ciò di cui c'è maggiore bisogno e rispetto al passato c'è una sostanziale novità, i pannolini per bambini. Dallo scorso febbraio infatti sono arrivati molti profughi ucraini, donne con bambini che sono partiti all'improvviso senza niente e hanno bisogno di tutto. Sta andando molto bene perché c'è stata veramente un'adesione molto importante da parte di tanti volontari. Noi quando facciamo le raccolte oramai da anni, in questa sezione soci, perché è molto grande, prende tutto il quartiere 5 e il quartiere 1, c'è un'adesione di circa 300 o 400 volontari, che è un'adesione veramente significativa. L'obiettivo è quello di raccogliere più beni alimentari, ma non solo, possibili. Perché? Perché cerchiamo di dare una risposta sia al quartiere 5 che al quartiere 1, perché come dicevo comprende tutti i due quartieri, a circa 1300-1400 famiglie. Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore si Scioglie si occupano di dare sacchetti a chi sta facendo la spesa e vuole aiutare le persone più bisognose. Soci e alcune centinaia di volontari fanno il resto, confezionando le scatole con quanto raccolto. Stanno arrivando tanti aiuti, tante persone che donano ed è una cosa molto bella. Di tutto, dai pannolini omogenizzati, pasta, latte, frutta, e zucchi di frutta omogenizzati, qualsiasi cosa.